Amici del canale, ben ritrovati. Oggi andiamo a visitare Monferrato. La prima parte affrontiamo una piccola salita di strada battuta, quindi è stata molto semplice. Ma per tutto il percorso sarà così, se non per l'ultimo pezzo, che si tratterà di scale larghe in cemento e il piccolo tratto di sottobosco molto piacevole e i primi segnali che ci stiamo avvicinando a Monferrato. Eccoci amici del canale, siamo giunti al santuario della Madonna Nera di Monferrato. Questo edificio risale ai primi del Settecento e è eretto qui perché il signor Don Diego d'Alarcón di Porto Azzurro, governatore di Porto Azzurro, voleva qui imitare la Madonna Nera di Monferrato, che si trova in Catalogna. Oggi ho sfruttato la pausa pranzo per venire su, farvi vedere questa splendida chicca del nostro territorio. E adesso pausa pranzo e dopo ripartiamo. Thank you.
del canale dopo essermi fucillato e abbeverato a dovere, riparto per un giretto. A dopo. Ci sono due capretti che giocano nella parete opposta a noi, guardate. Siamo stati piuttosto fortunati perché abbiamo incrociato due piccoli capretti cuccioli preservatica che giocavano sulla parete opposta al nostro cammino. È stato interessante guardarli. Durante una mia escursione che effettuai a Marsiglia circa 5 anni fa, l'autista del trenino escursionistico ci accompagnava a Notre-Dame de la Garde. Nel viaggio di ritorno, che è molto scoscesa come strada, ci disse che la Madonnina proteggeva in salita e non in discesa. Qui è un po' uguale. Tutta l'ascesa verso il monastero si trovano queste raffigurazioni che presumo, anche perché non c'è iscrizione, siano le 13 postazioni della Via Crucis. Per chi segue il canale ormai da più tempo, questo punto se lo ricorderà, perché è dove abbiamo dovuto desistere l'altra volta, l'altra uscita, qualche uscita fa. Due ore in vetta che trovate qua sopra, che vi volessi vedere, e perché il monastero appunto era in fase di ristrutturazione. Ho sfruttato quest'oggi la pausa pranzo per portarvi a vederlo, è stato fenomenale. Ora torniamo alla macchina. Allora, con alle spalle la strada che proviene da Monastero di Monserrato, sono quasi arrivato alla macchina, quindi ho fatto circa 2 chilometri qualcosa di cammino in questa pausa pranzo, però mi ha fatto molto piacere portarvi con me finalmente a vedere il monastero, perché l'altra volta ci eravamo dovuti interrompere per i motivi che stavano ristrutturando, e quindi niente, mi ha fatto molto piacere portarvi con me. Alla prossima!